Carmine Laurito, confermato all'unanimità presidente della comunità montana Gelbison e Cervati il 6 novembre. Inoltre, nella seduta sono stati ufficializzati i rappresentanti dei comuni che avevano rinnovato le cariche alle elezioni amministrative lo scorso ottobre. A tal proposito, lo abbiamo avuto ai nostri microfoni. Sì, è vero Daniele, è un motivo di orgoglio per me avere avuto non solo la rielezione come sindaco del comune di Canalonga, ma anche per la riconferma come presidente della comunità montana. Questa volta, a differenza delle altre, c'è una ulteriore soddisfazione politica che è quella di aver avuta l'unanimità nell'ambito del Consiglio. Perché nella precedente elezione, almeno per un lungo periodo, abbiamo avuto il Comune di Vallo che si era posto all'opposizione nell'ambito del Consiglio Generale della Comunità Montana. Questa volta invece partiamo con l'unanimità, quindi 8 comuni su 8 hanno avuto la voglia di ripartire con me come presidente e hanno condiviso il documento programmatico, appunto, sostenuto da tutti quanti loro, e che ha visto una serie di iniziative che nell'arco dei 5 anni sono state svolte, una serie di obiettivi raggiunti, tanti progetti realizzati e tanti ancora da realizzare. Quindi sicuramente è per me, per Canalonga mi permetto di dire, motivo di orgoglio la rielezione in una condizione di totale unanimità.